Allora, la nostra è un'azienda femminile e sostenibile. I progetti volti al sostenibile si sono evoluti molto negli anni, abbiamo fatto un percorso molto importante ed articolato che sentiamo profondamente nostro. Uno di questi a cui siamo particolarmente affezionati è il progetto Tergeo, che è un progetto europeo in Italia promosso dall'Unione Italiana Vini, che guarda tutto il percorso aziendale, quindi l'impronta di CO2 lasciata dalla nostra bottiglia di vino da 0,75. È un progetto molto importante perché ci ha permesso di partire da un'autovalutazione e fare dei cambiamenti importanti sul nostro modo di fare il vino e di impacchettarlo, perché poi abbiamo agito moltissimo sul discorso packaging. Ci sono le persone che hanno attenzione e sono appunto pensano al loro futuro in modo sostenibile, in modo rispettoso dell'ambiente, e le persone che invece continuano a comportarsi con le logiche dei decenni passati, che ormai sappiamo invece dobbiamo dimenticare. Poi c'è un altro aspetto, che è quello del lavoro femminile. Allora, le donne che entrano in certe realtà, tra cui quelle dell'agricoltura, sicuramente trovano più possibilità di sviluppare un business se hanno anche attenzione a quello. È una via che può dare loro successo. La sostenibilità ambientale e dunque il rapporto con la terra è fondamentale, è ovvio. Bisogna trovare un equilibrio, un punto di equilibrio tra il rispetto della terra e l'esigenza di produrre e quindi di raccogliere l'uva. Non si limita al modo di coltivare la sostenibilità ambientale per un'azienda agricola, perché poi c'è tutto il resto del processo, le bottiglie, le etichette, le capsule, i tappi. Bisogna ovviamente trovare fornitori o stakeholder, come preferite, che condividano le stesse idee e quindi siano attivi rispetto alla sostenibilità dei prodotti. Per quanto riguarda l'impatto sociale, la seconda gamba di un'azienda agricola, un'azienda opera all'interno di un territorio e all'interno di questo territorio crea valore. Sono progetti che veramente ci riempiono di orgoglio e danno un valore aggiunto a quello che noi mettiamo già nel vino, che è la nostra passione.